Tutti, io e Piccettino, sfruttiamo la giornata di oggi, che è la giornata in cui Morgan Lost esce ufficialmente in edicola, per parlarvi proprio di Morgan Lost numero 23. Scusate, numero 23. Eccolo qui, la zona d'ombra. La copertina è a carico del nostro ormai collaudato Fabrizio De Tommaso. È una copertina molto cruda, è una copertina anche molto particolare, è un concept un po' strano. Ovvero, abbiamo questi due inquietanti figure che richiamano altre figure molto meno inquietanti, lo capirete all'interno della storia. Questa motosega, questi colori freddissimi che virano al caldo dove c'è la motosega e dove c'è Morgan, perché Morgan è qui. Ed è quasi impotente, quasi come se subisse. È una copertina da un concept molto particolare per quello che è la Sergio Bonelli editore. Se ci pensate, motoseghe ne sono apparse in Dylan Dog, eccetera, ma ogni volta il protagonista era ben visibile ed era in una condizione o di subire, ma come se fosse pronto a difendersi, oppure in fase di difesa. In questo caso invece Morgan sembra che non ne abbia di difesa, anzi che stia già subendo il problema e che sia proprio all'interno della lama, cioè è una cosa molto particolare. È una copertina molto cruda, tanto che se invece che SBE avessi visto edizione inchiostro non mi sarei neanche posto il problema. È una copertina che alza il livello di particolarità di Morgan Lost, anche perché onestamente non vedere di botta subito il protagonista, ma doverlo cercare una copertina e vederlo in versione crisi o comunque in versione difficoltà è molto molto difficile in Bonelli. Quindi è ogni giorno di più, ogni copertina di più, abbiamo un tassello nuovo, un'idea nuova, un concept particolare. Insomma, Morgan è innovatore sotto questo punto di vista. E ovviamente la qualità è eccelsa. Forse io avrei tenuto il blu sui lati, però vabbè, questo è un minimo di. Forse il rosso serve a identificare un po' più lo splatter, perché ce n'è tanto qui dentro. Però anche questo mese, soprattutto questo mese, Fabrizio De Tommaso fa un numero da circo. Complice i concept che sono meravigliosi, complice la sua mano e le sue colorazioni, cioè direi che le copertine di Morgan si piazzano dritto 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 tra le prime 5 nelle testate Bonelli. Per quanto riguarda me, ovviamente. Proseguiamo e vediamo l'interno. Beh, l'interno è un pochino meno bene, nel senso, Ennio Buffi fa un bellissimo lavoro su molte cose. Faccio vedere solo dov'è questa vignetta. Faccio vedere, che ne so, ne avevo visto una bellissima, non mi ricordo più dov'è. Questa vignetta. È pieno di vignette così che sono molto belle, molto interessanti queste scene. Riesce poi a dare spessore a questi due protagonisti che sì, sono Staglioli in versione serial killer qui dentro, hanno dei nomi assurdi, ve lo dico prima, e qui dentro riesce a dare le stesse movenze, pur essendo un tentare movenze buffe, comiche nelle stragi che fanno, perché sono due serial killer. Pur essendo un fumetto, quindi un'immagine statica. Insomma, questo tipo di lavoro Ennio Buffi lo fa da Dio. È una qualità eccelsa. Dov'è, secondo me, l'inghippino? L'inghippino, secondo me, è il volto di Morgan, che non sempre, secondo me, viene tanto bene. A volte viene un po' smascellone, a volte viene con quella barbetta che sembra più baffetti da topo. Insomma, è proprio Morgan quasi che gli fa un po' difetto. Cioè, nell'autostrada Morgan Lost si deve fermare a fare benzina dentro nel personaggio Morgan Lost, perché atmosfere ci siamo, personaggi ci siamo, riesce a rendere benissimo Whitney Kendall, che è la nostra cronaca, giornalista di cronaca nera dal vomito facile, che è molto interessante, un bel personaggio, molto interessante, ben fatto. C'è Pandora, ci sono tutte le cose più o meno classiche di Brandon, c'è il cinema, scusate, di Morgan, c'è il cinema, però è proprio Morgan che stenta un attimo, quindi promosso con riserva sul personaggio principale, che un pochino più di mano, forse l'ha preso in mano poco, forse si è concentrato più su altro e ha lasciato Morgan riconoscibile, ma un po' impreciso per certi versi, ecco, non mi ha stonato un po', ecco. Quindi ci siamo, qualità, ma un pochino più di mano sul protagonista. Poi vabbè, vedete cose così, diciamo che sugli sfondi e tutto è fantastico, però Morgan, ecco, Morgan va un pochino più limato. Non va limato invece il nostro amico
Claudio Chiaverotti, che fa una storia di serial killer. Voi direte strano, non capita mai su Morgan. Questo mese però mi sento di alzare qualche critica. Ve lo dico subito, da adesso in poi probabilmente mi scapperà qualche spoiler, altrimenti non riuscirei a spiegarvi le mie perplessità. Quindi vedo di avvisarvi quando mi parte lo spoiler, ok? Punto 1. È una caccia di serial killer in cui Morgan ci finisce perché è un momento di depressione, è un momento di stanca, però lui non riesce mai a staccare, quindi si butta a capofitto. Questi due simpatici tizi fanno delle stragi e cominciano a indagare sulle stragi, cominciano ad avere le loro belle taglie, eccetera, eccetera. Il loro modo di fare è molto divertente, cioè le stragi che fanno e tutto è molto carino. Guardate che quella nel cinema che è fantastica, con tanto di divertente intermezzo all'interno proprio della pellicola stessa, mi è proprio piaciuto. La motosega è sempre un'arma interessante per i delitti, molto anni 80 ma interessante. Insomma, direi che qui ci siamo. Si intreccia un altro personaggio che si scopre essere pure lui un killer, non vi dico altro. In tutto questo Morgan, con i suoi problemi, con i suoi momenti no, diciamo molto pesanti, con questo nuovo personaggio che spero di rivedere, perché comunque è una Morgan girl, una lost girl, diciamo molto interessante, che è Whitney Kendall, che dicevo, la giornalista. Insomma, tutto funziona bene. Abbiamo poi una strizzatina d'occhio ai lettori ormai storici, diciamo, di Morgan, chi lo segue dall'inizio, perché abbiamo il burocrate Fox, il capo burocrate, che poi alla fine è un tagliatore di teste, personaggi che non sono proprio così, perché qua è molto enfatizzato, ma esistono nelle aziende, vi assicuro che esistono, sono quelli che vengono messi a fare il direttore personale piuttosto che il CEO, piuttosto che hanno come unico scopo ridurre l'organico in maniera brutale, e probabilmente quando ce la fanno si beccano pure, si beccano pure degli incentivi o dei premi, perché sono gli obiettivi che hanno. Insomma, esiste nella realtà, qui è molto enfatizzato e avrà un suo perché, e viene portato dal direttore generale, che, se vi ricordate, è quel simpaticone che vive isolato dal mondo perché non ha problemi con i batteri, e che ha, diciamo, a suo servizio una certa persona che rivediamo qui, una certa persona che non vi dico chi è perché dovreste già saperlo, se non lo sapete è l'occasione buona per andare a pescare i vecchi Morgan, i primi due numeri soprattutto, l'uno e il due, quindi torniamo indietro agli albori di Morgan. Tutto questo ci porta a una considerazione sul mondo di Morgan Lost, la sua burocrazia sadica, che avrà anche un senso in tutta questa storia, ci porta a questa caccia serial killer che in realtà Morgan non risolve nel modo corretto, cioè chiude una parte del cerchio che all'inizio non sapevamo, lo scopriamo dopo, e la seconda invece gli arriva praticamente addosso. Tutto questo secondo me funziona bene. Cosa non funziona? Questa cosa che secondo me è sbagliata, che non mi è piaciuto. Il come Morgan arriva lì. E qui un po' di spoiler. 1, 2, 3. Spoiler. Morgan riceve una telefonata disturbata che gli dice di andare a prendere il tè da una signora. Lì per lì non ci pensa, poi collima le cose, va lì, e lì la chiave di volta. Lì capisce dove deve andare per fermare il primo serial killer, che poi si scopre essere in combutta con gli altri due, ma nel senso che non nel senso che pensiamo noi, ma in un altro senso. E poi, soprattutto, questa visita a questa donna porta gli altri due a conoscere Morgan e l'esistenza del fatto che lui stia facendo un'indagine. Insomma, è un po' contorta, ma funziona. Quello lì è il focal point su cui ruota la svolta della storia. Ed è un peccato, perché poi il finale è fantascientifico. A me sarebbe piaciuto di più, visto i presupposti, una storia di serial killer real, cioè senza l'ausilio del trucchetto pseudo onirico, pseudo astronomico, che una parte di quel trucchetto è stata telefonata dai dialoghi del tagliatore di teste con il dipendente e dal regalo che viene fatto al tagliatore di teste da parte del direttore generale, quindi un po' lì qualcosa potevamo capire. Però un pochino mi è dispiaciuto, cioè alla fine, quando ho finito la storia, effettivamente mi è dispiaciuto, cioè era partita con i binari di caccia a un serial killer in cui Morgan avrebbe indagato, avrebbe trovato, fatto, disfatto, magari con l'ausilio della solita traccia fortunosa. Qui si è forzato, secondo me, un po' troppo la mano con la telefonata proveniente dal... vabbè, non ve lo dico, ma capirete che il finale si riaggancia a quello, però secondo me è un ausilio del fantascientifico onirico che qui, secondo me, è sprecato, perché
Sarebbe stato più bello vedere Morgan a caccia di due serial killer e indagare realmente, non farseli piombare a casa e trovare l'indizio grazie a quello. Sì, ha collegato, quindi sicuramente c'è la materia grigia che ha girato, ha collegato lui, però l'indizio è passato di lì. Cioè, non dico che siamo a livello Ratman con l'aereo con scritto il bufone nascosto al molo, però in un certo senso un pochino mi ha ricordato quello, con i dovuti se e i dovuti va. Quindi purtroppo mi sento di dire che questo volume di Morgan a me ha lasciato un po' di amaro in bocca, nel senso avrei preferito e mi sembrava più inquadrato in un'indagine reale che un'indagine che ha il dettaglio fantascientifico, ecco, e un pochino mi è dispiaciuto. Non che la storia sia brutta perché scorre, i personaggi sono ben caratterizzati, vediamo Morgan, vediamo Pandora, vediamo questo personaggio di Whitney Kendall che mi piace molto, l'ho già detto, vediamo tutte queste cose. È l'artificio con cui si chiude la storia, con cui si fa il punto di svolta della storia, che personalmente non mi è piaciuto. Mi è sembrato un'occasione un po' mancata, un voler aggiungere quel dettaglio più fantascientifico, più anche intimista per certi versi, a una storia che secondo me avrebbe potuto e dovuto essere di caccia al serial killer, quindi di indagine reale, non di questo artificio, ecco. Questa è la mia critica a quel Morgan Lost di questo mese. Nulla toglie però alla bontà della storia. Se non avete questo retrogusto che ho avuto io, perché non ve la, cioè magari leggendo sentite che ci può star bene anche se non è una caccia vera, cioè non è un poliziesco, ma devia, probabilmente troverete questa lettura molto gradevole. Io personalmente questo giro ho trovato un po' sgradevole, un po' indigesta il meccanismo di risoluzione. Ecco, l'ho trovato un po' indigesto questo giro, sì. È una buona storia? Sì, è una buona storia. È una storia che sicuramente merita di stare in collezione, è una storia che non fa rimpiangere i soldi spesi a livello di disegni, pur col dettaglio di Morgan, a livello di una copertina magnifica, a livello di personaggi ben caratterizzati. Tutto sta a quanto, arrivando al punto X, decidete che vi sta bene o no, se vi sembra forzato, se vi sembra esagerato questo giro o se lo digerite. Se lo digerite avete in mano una bellissima storia, se lo digerite avrete in mano una buona storia con un ma. Quindi Morgan, quando va male, si prende un 7 buono, per quanto mi riguarda una scala da 1 a 10. E dico quando va male perché per la prima volta Morgan non mi ha convinto fino in fondo sulla storia. Ed è comunque ampiamente sopra la sufficienza. Vedete un po' voi, se questa non è qualità, non so cos'altro dirvi. Sicuramente è un Morgan che può andare bene un po' per chiunque. C'è qualche strizzatina d'occhio ai lettori, ma non va ai lettori di vecchia data, ma non va a inficiare la storia. Anzi, magari vi viene voglia e curiosità di capire qualcosa in più e andate a ripescare i vecchi Morgan. Altra cosa molto bella, non ci sono i rimandini, quindi non avete problemi di continuity. Ecco. Perciò vi posso soltanto dire che anche questo mese Morgan Lost è una lettura consigliata, con il beneficio del dubbio per quel piccolo barra grande espediente che a me personalmente è rimasto un po' indigesto. Perciò Morgan Lost, che siamo a meno 2, 23 e 24, quindi il mese prossimo e l'ultimo, in questo formato. Quindi anche qui siamo in vena quasi di cambiamenti, ormai il countdown è partito, siamo nel. Siamo agli sgoccioli per il grande cambiamento morganlostiano. Io vi rifaccio vedere questa copertina che per me è magnifica e vi do appuntamento alla prossima recensione che ancora non ho più pallida di cosa sarà, probabilmente Dylan Dog. Ciao a todos e buona lettura!